Francesco, noi ti vogliamo ringraziare innanzitutto perché in ogni tua intervista con la tua semplicità e la tua umiltà nomini sempre carino e quindi per noi ogni volta è un'emozione grande. Il nostro augurio è di vederti sempre qui come fai ogni sera tra gli amici di Carinola, tra quelli che ti vogliono bene, con gli amici con cui sei cresciuto. Saremo sempre il tuo sostegno, quindi quest'anno il comitato ha voluto omaggiarti di questo premio perché lo meriti, per il tuo talento, per la tua spontaneità. Leggiamo al carinolese d'occhio Francesco Matano, Frank, per la sua bravura e umiltà, per l'attaccamento alla nostra Carinola, fatta conoscere a milioni degli spettatori. Carinola, 3 agosto 2015, il comitato. Grazie Frank. Grazie mille, grazie pure a tuo padre, il comandante Rossi, con cui ho un rapporto anche molto intimo che va avanti da molti anni e volevo annunciare questo pure a tutti voi di Carinola. E volevo ringraziare tutti i miei compaesani che mi hanno insegnato la semplicità e mi tengono con i piedi per terra e quindi grazie davvero al mio paese, non potevo nascere in un paese migliore di questo. Grazie pure a tutti i carinolesi che mi hanno lasciato a Urma, a Padrone Sotto. E sono davvero emozionato e felice di aver ricevuto questa targhetta. Tenete un sacco di caffè pagati un bar la mese. Ora vi presento, ma il comandante Tuozzi non vuole. Dai, vieni qua. Ci vediamo dopo in macchina. Ok. E volevo presentarmi i Camillas che hanno fatto l'edizione dove ho partecipato anche io di Italia's Got Talent. Vi chiedo di avere molta pazienza con loro, nei primi 3 brani magari non capirete molto, forse dal quinto in poi capirete un po' di più, quindi dategli un'occasione perché non sono facilissimi, sono brave persone, non appartengono a giri brutti, quindi almeno per questo fidatevi di loro. Grazie mille ancora, grazie. Allora noi vogliamo ringraziare Francesco, vogliamo ringraziare anche i genitori di Francesco, gli amici Josephine e Giovanni perché ci hanno regalato questo grande talento. Francesco, noi ti vogliamo ringraziare innanzitutto perché in ogni tua intervista con la tua semplicità e la tua umiltà nomini sempre carino e quindi per noi ogni volta è un'emozione grande. Il nostro augurio è di vederti sempre qui come fai ogni sera tra gli amici di Carinola, tra quelli che ti vogliono bene, con gli amici con cui sei cresciuto. Saremo sempre il tuo sostegno, quindi quest'anno il comitato ha voluto omaggiarti di questo premio perché lo meriti, per il tuo talento, per la tua spontaneità.
Leggiamo al carinolese doc Francesco Matano, Frank, per la sua bravura e umiltà, per l'attaccamento alla nostra Carinola, fatta conoscere a milioni di telespettatori. Carinola, 3 agosto 2015, il comitato. Grazie Frank. Grazie mille, grazie pure a tuo padre, il comandante Rossi, con cui ho un rapporto anche molto intimo che va avanti da molti anni, e volevo annunciare questo pure a tutti voi di Carinola. E volevo ringraziare tutti i miei compaesani che mi hanno insegnato la semplicità e mi tengono con i piedi per terra, e quindi grazie davvero al mio paese, non potevo nascere in un paese migliore di questo. Grazie pure a tutti i carinolesi che mi hanno lasciato a Urma, a Padrone Sotto, e sono davvero emozionato e felice di aver ricevuto questa targhetta. Tenete un sacco di caffè pagati un bar la mese. Ora vi presento, ma il comandante Tuozzi non vuole... Dai, vieni qua, ci vediamo dopo in macchina. Ok. E volevo presentarvi i Camillas, che hanno fatto l'edizione dove ho partecipato anche io di Italia's Got Talent. Vi chiedo di avere molta pazienza con loro, nei primi 3 brani magari non capirete molto, forse dal quinto in poi capirete un po' di più, quindi dategli un'occasione, perché non sono facilissimi, sono brave persone, non appartengono a giri brutti, quindi almeno per questo fidatevi di loro. Grazie mille ancora, grazie.